Buongiorno a tutti. Possiamo iniziare la conferenza stampa. Inizia Spinelli, Roma Radio. Salve mister, buongiorno. Domani si chiude un miniciclo da pausa di nazionale a pausa di nazionale. Volevo sapere come ha visto la squadra in queste settimane e in cosa secondo lei è migliorata di più. Ma devo dire che sono migliorate tante cose in questo miniciclo. Innanzitutto sono venuti dei risultati importanti. Poi è normale che in alcune partite abbiamo dato continuità di prestazione, in altre un po' meno. Sono contento della crescita della squadra, anche dal punto di vista della manovra e della compattezza. Quello che dobbiamo migliorare è la maggiore continuità durante la gara, di rimanere corti nelle due fasi, e questo è un aspetto su cui lavoreremo ancora. Calicchia, Roma TV. Salve mister. Montella poco fa lo ha definito un amico vero e le ha augurato tanta fortuna, ma a partire da dopodomani. Cosa si sente di augurare a Montella e che rapporto c'è tra di voi? Ma è veramente un fratello per me, per quello che è stato il nostro passato, per quello che è stato il nostro vissuto, ma non solo qui a Roma. Nasce da più lontano, da Empoli, dove siamo stati giovani, ragazzini, con magari poca possibilità anche di potersi andare a comprare una maglia, un vestito, e questo ci ha fatto crescere insieme nelle difficoltà e poi nella capacità, insomma, di mantenere questo rapporto negli anni. Come si suol dire nel calcio, spesso non ci sono amici, come un po' in tutti i lavori. Invece vi assicuro che io ho tanti amici, tra cui Vincenzo, che è un fratello per quello che abbiamo passato insieme, e gli auguro anche a lui la stessa cosa. Angelo Mangiante, Sky Sport. Ma rimanendo in tema, allora, qual è l'immagine che conservate insieme di quello scudetto vinto sul campo nel 2001? Ma con Vincenzo siamo stati in camera insieme per 2 anni. La sua capacità di essere scugnizzo ed ironico nello stesso tempo lo contraddistingue, l'ha mantenuto anche da allenatore. È la sua forza, la capacità di comunicare, ma sempre con la battuta pronta, è una sua grandissima qualità. Ultima cosa, non abbiamo parlato invece di Vincenzo allenatore. Qual è la qualità che colpisce di lui appunto come allenatore? Ma la grande capacità di comunicazione, di sapere interagire, credo anche all'interno dello spogliatoio, per quello che ho sentito dire, ma nello stesso tempo è molto bravo nell'adattare, nel cercare di sfruttare al meglio le qualità dei propri calciatori, magari modificando e cambiando anche il sistema di gioco, ma mantenendo una filosofia di gioco, che è quella di voler cercare sempre di giocare, di poter far male agli avversari. Questa secondo me è la sua più grande qualità. Di Carlo, Mediaset. Buongiorno Di Francesco. Domani si affrontano due squadre che hanno vissuto una costruzione all'opposto. Da una parte c'è il Milan, che ha mantenuto l'allenatore ma ha stravolto la squadra, dall'altra parte è arrivato lei come fattore nuovo, ma domani, complice indisponibilità e un discorso di turnazione, forse l'unico volto nuovo che vedremo in campo sarà quello di Kolarov. Può essere questa una chiave, un fattore a vantaggio della Roma? Ma la partita dirà tanto. Poi noi qua siamo bravi in generale a fare e disfare i 90 minuti, per quello non penso che determini tutta questa gara, anche se la ritengo una partita molto importante per poter rimanere agganciati a quello che è un po' i primi posti della classifica. Però il fatto che sia cambiato tanto in questa squadra diventa relativo, perché vedo che è una squadra in grande crescita, è cambiata un po' l'idea di gioco, è quello che chiedo ai miei ragazzi. E credo che col tempo e con lavorare anche con questi risultati positivi ci sia maggiore convinzione. Mi auguro che questa possa dare una grande forza domani anche a San Siro, nell'andare a affrontare una squadra dove magari ha cambiato tanto ma ha messo dentro dei giocatori di spessore, non solo tecnico ma anche psicologico, nel saper affrontare determinate gare. Zucchelli, Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Dopo Benevento, Hundar è un po' sparito dai radar. Non le chiedo se giocherà titolare, immagino che comunque non ce lo direbbe, però volevo chiederle il suo processo di crescita a che punto è e se mentalmente o come personalità sarebbe pronto per giocare una partita così importante. Grazie. Sarebbe sicuramente pronto per poter giocare una partita importante come quella di Milano. Comincia a parlare anche italiano e questo credo che sia un aspetto molto positivo e importante. Lui dal punto di vista della comunicazione ha avuto tante difficoltà inizialmente, però sa parlare una lingua, che è quello del calcio. Ha avuto delle difficoltà a Benevento, è giusto, con i giovani io lavoro in un certo modo, cercando di caricarli relativamente di responsabilità. Per quello, al di là di quello, deciderò stanotte o domani,
se farlo scendere in campo perlomeno dall'inizio, ma so di avere un'arma importante se magari non dovesse giocare dall'inizio. Evangelisti, il Corriere dello Sport. Microfono. Buongiorno Di Francesco, piacere di conoscerla. Grazie. Negli ultimi 4 anni si è vista nella Roma un'incidenza notevolissima di infortuni muscolari gravi e gravi infortuni al ginocchio. Io onestamente fatico a trovare un filo conduttore tra questi episodi, visto che sono cambiati i tecnici, sono cambiati i preparatori, credo siano stati anche rifatti dei campi, sono cambiati i giocatori. Lei, per caso, riesce a individuare una motivazione a questa incidenza e, nel caso, come si possono prevenire episodi del genere? Ma è troppo ampio questo discorso. Effettivamente ci si fanno delle domande, noi ne abbiamo avuti tanti, non secondo me lunghissimi a livello muscolare, più che altro ci sono stati tanti crociati che si possono anche legare alle tante partite, al fatto che spesso ci sono anche dei ragazzi giovani che passano dal sintetico al campo naturale. Qua non possiamo dire che ci sono i campi pesanti, magari quello che mi accadeva di più a Sassuolo negli anni passati, in cui gli infortuni facevano parte quotidianamente, ma ci stanno nel nostro mondo. Sono cambiati i ritmi, è cambiato il ritmo d'allenamento, è cambiato il ritmo delle partite. Il fatto che quando si va a giocare, ad esempio, a Baku si fanno 4 ore e mezza di viaggio, in un aereo seduti, piegati, magari i muscoli non sono aiutati. Ci sono tanti aspetti su cui dobbiamo ragionare e valutare, però oggi è prematuro puntare il dito su un qualcosa, su un qualcuno. È ovvio che questo ci deve far riflettere e su questo bisogna cercare di lavorare e migliorare. Però chi vive all'interno sa un pochino di più di queste cose qua e sa che piccoli infortuni possono capitare quando si alzano i ritmi, perché per poter competere a certi livelli bisogna allenarsi duramente, non conosco altro modo. E per quello va importante la vita sana dei calciatori e tanti altri aspetti che vanno curati, dall'alimentazione, non va solo pensato quando si arriva al campo. Ci si prepara ad allenare in un certo modo e noi dobbiamo, e io devo essere bravo a portare questa grande cultura del lavoro in questa squadra. Pastore, il Romanista. Buongiorno. Il Milan viene indicato fin dall'estate come una delle favorite nella lotta al vertice. La Roma invece continua ad essere snobbata, eppure siete appaiati in classifica e voi avete una partita in meno. Questa disparità di valutazione dà più fastidio o rappresenta uno sprone? Grazie. A me è indifferente, perché quello che è più importante poi è il campo, i risultati e quello che riusciamo a mettere come atteggiamento, che credo che poi alla fine faccia la differenza. Il fatto di non partire favoriti ben venga, però questo non ci toglie dalle responsabilità, perché come ho detto prima, tutti ci aspettiamo sempre qualcosa in più da questa squadra, tutti si aspettano sempre qualcosa in più da me, ma è giusto che sia così ed è una responsabilità che a me piace. Anzi, il fatto di poter poi ambire a migliorarsi, a diventare squadra importante, passa anche attraverso le partite di domani, che sono delle vie fondamentali per poter poi ambire a qualcosa di più. Lo Russo, RDS. Buon pomeriggio Di Francesco. Le volevo chiedere questo. Qualche giorno fa Manolas ha detto una frase del tipo: a Milano, vincere a Milano significherebbe dare un segnale al campionato, alle altre squadre. Io le volevo chiedere se lei è d'accordo con questo, nel senso se questa partita è veramente la prima che può dire qualcosa di serio e importante su quelli che sono gli obiettivi. Cosa significa per lei vincere a Milano domani? Significa che il titolo grande su tutte le pagine dei giornali sarà Roma c'è, per me, nel senso che ci rimettiamo un pochino in corsa, ma è quello che noi vogliamo fare. Obiettivamente quello che dice Costas è un'ambizione corretta e giusta. Poi è normale che il campo può dire questo o d'altro, ma noi lavoriamo per cercare di rimanere attaccati a quel carro lì, e per poterlo fare bisogna andare con la mentalità, non con la presunzione, ma con la consapevolezza di poter portare a casa 3 punti, avendo grandissimo rispetto di una squadra che ha dei giocatori importanti, ma è giusto farlo ed è giusto puntare 3 punti a Milano. Parisi, Centro Suono Sport. Buongiorno mister, le volevo chiedere un commento sulla mancata convocazione di Nainggolan con il Belgio. Martinez, il tecnico appunto della nazionale, ha detto: decisione prettamente calcistica. Lei, da conoscitore del giocatore ma di calcio in generale,
Come giustifica una decisione del genere che sembra assurda, un giocatore della qualità, della quantità di Nainggolan escluso dalla nazionale? Se parliamo tecnicamente, ritengo che Nainggolan sia uno dei top player europei. È normale che ogni allenatore è libero di fare le proprie valutazioni, magari vede i giocatori nel suo sistema di gioco non adatto a quelle, alle caratteristiche che ha. Però secondo me bisogna andare un pochino più a fondo o sviscerare altre situazioni. Dico che mi dispiace per il ragazzo, ma però mi auguro nello stesso tempo che mi possa dare qualcosa in più alla Roma per dimostrare di valere al proprio tecnico. Però non possiamo entrare tutti quanti nella testa degli altri, no? Ed è giusto che ogni allenatore faccia le proprie valutazioni. Io me lo tengo molto stretto invece, Raggio, ti assicuro. Facciamo l'ultima. Cotumaccio, Rete Sport. Salve mister, spesso a Roma si dice che c'è poca pazienza nei confronti degli allenatori, però poi andiamo a Milano e si parla di ultima spiaggia per Montella, andiamo a Monaco e viene esonerato Carlo Ancelotti. È un po' un punto su cui riflettere proprio nel mondo del calcio oggi, questa poca pazienza che c'è magari con i tecnici? E poi le chiedo se ha visto il gol di Totti, se le è piaciuto. Non l'ho visto il gol di Totti, andavano sicuramente a due all'ora a giocare, però. Non lo so, no, a parte le battute. La classe non muore mai e Francesco ha classe in tutto quello che fa, perché se lo vedete giocare a qualsiasi sport, anche a carte, perché è uno sport anche quello per me adesso, è sempre il numero uno, perché è un vincente in tutto quello che fa. Per quanto riguarda la pazienza nel calcio, 90 minuti disfano e costruiscono, ho detto tutto, ma dipende anche da voi. Mi fate questa domanda per me, forse ve la dovrei porre a voi, al contrario, perché io credo che Ancelotti è stato esonerato, e mi dispiace perché è un ottimo allenatore, ma fa parte del nostro lavoro, perché un domani potranno dire, mi auguro di no, non dico qua ma da altre parti anche di me, come è stato magari in passato, è già stato però affibbiato a 4-5 panchine. Io credo che sia anche un po', bisogna vendere i giornali, è giusto, bisogna dare delle notizie, è giustissimo, però a volte si esagera un pochino in tutto quello che si esaspera tutto. Auguro a mister Ancelotti di poter rientrare magari in futuro, però sappiamo che siamo a settembre, per quello dopo 4 partite o 5 partite si è tutti un po' frettolosi in quello che si fa, però se il Bayern ha scelto così, questo non lo posso sapere. Grazie.